Un tir con una cisterna carica d'olio si è ribaltato sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Fasano, nel tratto compreso fra gli svincoli per Torre Spaccata e Torre Canne, invadendo entrambe le carreggiate. Nell'incidente, verificatosi nel pomeriggio poco dopo le 15, sono rimaste coinvolte diverse autovetture, tra cui un Opel Zafira, un Opel Corsa e un Aygo. Gravissimo il bilancio, 5 morti. Le vittime sono una coppia di coniugi di Tuglie, in provincia di Lecce, Vito Muscatello, di 71 anni, e sua moglie Rosetta Minerva. I due pare viaggiassero a bordo della Zafira assieme alla figlia, ricoverata presso il Perrino di Brindisi con diverse fratture. Morta invece nel nosocomio di Ostuni la nipotina di 5 anni. A bordo della Zafira viaggiava una donna anziana, anche lei deceduta per le ferite riportate. Illeso il conducente del tir, un uomo di Trepuzzi. Il mezzo pesante è volato sullo spartitraffico, trascinando con sé una delle autovetture, la Zafira, rimasta poi incastrata tra le lamiere. Tra le vittime anche Leonardo Landino, 21 anni, di Fasano, alla guida di una Toyota Aygo. Il ragazzo era noto anche nella città capoluogo, a Brindisi, dove si dedicava alla sua più grande passione, il calcio. Era il portiere del Real Paradiso Brindisi. Il traffico in direzione Brindisi è rimasto a lungo bloccato. Sull'altra carreggiata la circolazione procede lentamente. Sul posto si sono recati vari equipaggi della Polizia Stradale. Questi hanno chiesto ausilio a personale dell'ANAS e ai colleghi delle forze dell'ordine, fra cui i vigili urbani, finanzieri e carabinieri, per gestire la viabilità. I vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni sono intervenuti con il supporto di un'autogru per sollevare l'autoarticolato, che ha divelto alcuni gersi dello spartitraffico, finendo di traverso sull'asfalto disseminato di olio.